Ciao caro giovane, ti sei mai posto domande sul vero senso della vita? Perché esisto? Qual è il senso della vita? Fra tutte le verità che il mondo ci offre, qual è quella vera? Non sei anche te in ricerca di veri amici? Non sei stanco di cercare la felicità ovunque senza mai raggiungerla? Noi giovani siamo amanti della vita, vogliamo scoprire la verità delle cose, vogliamo capire perché siamo su questa terra. Abbiamo sete di verità e di giustizia, ma la vita non è sempre così facile. Cari giovani, diceva San Giovanni Paolo II, ci troviamo oggi in un punto cruciale della storia dell'umanità, in una di quelle fasi di rottura nelle quali è possibile cambiare in modo radicale l'orientamento della vita dello spirito, dell'esperienza degli uomini. E voi, cari giovani, siete chiamati a svolgere un ruolo essenziale nel dare il nuovo ritmo di marcia che il mondo deve prendere. Voi dovete essere i veri protagonisti di questa fase della storia. Il nostro mondo non va bene. Lo testimoniano le guerre, la fame, la miseria, l'invidia, il materialismo, l'interesse per le cose secondarie, l'immaturità, la depressione, l'angoscia, le crisi di evasione, le insicurezze, il relativismo della verità. Se il nostro mondo non va bene, non possiamo assumere una posizione codarda. Non abbiamo alcun diritto di rimanere con le braccia conserte quando Dio stesso è morto con le braccia aperte per infonderci fiducia nella vittoria. Egli è l'uomo che ha diviso in due la storia, l'uomo che nessuno non può non amare dopo averlo veramente conosciuto, l'uomo dal quale trafitto per amore agli uomini. Noi giovani cattolici siamo i protagonisti della storia, noi, tu e io. Abbiamo un ruolo importante e dobbiamo compierlo oggi per il bene dell'indomani. Dobbiamo essere pronti alle sfide, dobbiamo essere pronti a dare risposte vere ai nostri contemporanei. Dobbiamo testimoniare Cristo nel nostro mondo. Come possiamo farcela? Essendo preparati e formandoci, conoscendo la verità, amando la nostra fede, ma non da soli, insieme a tanti altri giovani cattolici che come te vogliono credere e aiutare gli altri. Giovani che vogliono cambiare la storia. Per questo non possiamo rimanere fermi a guardare e ti invitiamo dal 31 luglio al 7 agosto alle giornate di formazione che si terranno a Vito Orchiano. Giorni per approfondire la nostra fede, per conoscerla meglio, per viverla più intensamente e trasmetterla agli altri. Essere cristiano è il dono più grande che Dio possa fare ai suoi figli. In queste giornate tantissimi giovani cristiani da tutto il mondo verranno per ricordarci che, anche se a volte ci sentiamo soli nel seguire Cristo, noi non siamo soli, ma anzi, il mondo è pieno di giovani che hanno un vero desiderio di camminare nella fede e testimoniare. Con conferenze, momenti di intensa preghiera e sano divertimento, impareremo a rispondere alle tante obiezioni che ci hanno posto o ci siamo posti e che magari non sappiamo rispondere con convinzione. Caro giovane, se tu sei alla ricerca della verità, col desiderio di crescere nella fede e incontrare tanti altri giovani che la pensano come te, non puoi mancare alle prossime giornate di formazione. Ti aspettiamo perché insieme cambieremo la storia.